Va bene. Buonasera a tutti. È il 21 maggio, lunedì, sono quasi le 10 di sera. L'argomento del discorso di questa sera sono due gatta che appartengono al capitolo dei fiori, un capitolo su cui siamo già da qualche settimana. I fiori che metaforicamente nell'insegnamento del Buddha significano tra l'altro il piacere dei sensi, cogliere fiori, andare in cerca di fiori nel Dhammapada è una metafora che sta per cogliere il piacere dei sensi e andare in cerca del piacere dei sensi. Non è però il caso di questi due versi. Qui i fiori e in particolare il profumo dei fiori viene preso come metafora del profumo di santità, il profumo della rettitudine, il profumo che emana la persona retta, la persona giusta. Preferisco il termine ebraico giusto al termine cristiano santo, che mi piace proprio poco. Giusto dall'idea di qualcosa di più umano, che non il santo, che già l'idea di qualcosa di superumano, di non, che è diverso da noi, non raggiungibile, non una persona con cui non si comunica, con che lingua, con lingua si parla con i santi. No? Quindi preferisco il termine giusto, che tra l'altro fa pandan con la giusta concentrazione, il giusto impegno, una persona giusta. Nel linguaggio giovanile degli anni 60, quello lì non giusto era anche si voleva dire questa è una persona in gamba, come si diceva anche, un dritto. Dritto che poi è retto, la rettitudine, però non era proprio in quel senso lì, quello lì un dritto. Ah, bene, andiamo con con la storia, con l'antefatto. Allora, voi sapete chi era Ananda, vero? Ananda era uno dei principali discepoli del Buddha, era uno dei suoi cinque cugini, c'erano altri quattro dei suoi cugini, parenti strettissimi, molto stretti, facevano parte della cerchia dei suoi discepoli. Uno, Ananda, che era proprio il suo più caro amico. Ananda si poteva dire che era innamorato del Buddha. Il Buddha era l'oggetto di tutta quanta la sua benevolenza, di tutta quanta la sua affezione, era oggetto anche di cura da parte di Ananda, che si preoccupava molto di trovargli riparo, procurargli da mangiare, procurargli il cibo, far sì che non si affaticasse, era un vero e proprio badante del Buddha, sebbene fossero più o meno coetanei, non è che ci fosse una grande differenza d'età tra i due. E comunque Ananda, per via di questa grande affezione che provava per il Buddha, di questo grande amicizia, di questo grande amore, non aveva realizzato alcun grado di risveglio. Quell'attaccamento gli precludeva qualunque realizzazione. E una volta Ananda, appunto, sedeva in meditazione ed era una
stagione probabilmente come questa. C'erano i fiori, una fioritura dappertutto. Nel mese di maggio, se vi capita di andare in un posto come il lago di Como, potreste vederlo pieno di azalee multicolori dappertutto. È proprio bellissimo. E quindi il venerabile Ananda, in mezzo a questa fioritura, immaginate l'India, che fiori può produrre, un clima come quello, si trovava immerso in questi colori, con tutti questi profumi di fiori che arrivavano da tutte le parti. C'erano profumi di resine, profumi di fiori, profumi di radici, e il vento si muoveva e ne portava afflate, folate di tutti questi dolcissimi profumi. Solo che Ananda era lì che meditava, sentiva i profumi e diceva: ma Papancia, sapete, è una brutta bestia, anche in mezzo a tutti quei profumi cominciò: ma ci sarà mai un profumo che invece di andare col vento vada controvento? E così cominciò a pensare a questa cosa, e la cosa lo distraeva dalla meditazione, tant'è vero che a un certo punto si alza e va dal Buddha e gli dice: vabbè, esiste un profumo che va controvento? E il Buddha disse: sì, certo che esiste. E qual è questo profumo che va controvento? E il Buddha rispose: è il profumo di chi si rifugia nel Buddha, chi si rifugia nel Dharma, nel Sangha, chi osserva i precetti morali ed è generoso. Una persona che è veramente degna di lode emana un profumo che va controvento. Il profumo, in questo caso, è da intendersi come la reputazione di una tale persona, si diffonde in lungo e in largo, sottovento e controvento. E una tale persona è dovunque stimata e la gente la riverisce. E a questo punto il Buddha proferì questa gatta, e il profumo dei fiori, sandalo, tagara o gelsomino, non va controvento. Il profumo dell'uomo retto va controvento. Il profumo della rettitudine si spande in tutte le direzioni. Qui il profumo ovviamente è la reputazione della persona retta, e questo profumo è il più pregiato. Tutti gli altri profumi naturali non possono competere, perché si possono fiutare solo per un breve periodo e solo a breve distanza, ma la fragranza della rettitudine può essere avvertita per un lungo periodo di tempo e in tutte le direzioni. Che numero è, scusa? 54, Dhammapada 54. Proferì un'altra gatta pressoché identica alla precedente, il primo verso è uguale, sandalo o tagara, loto e gelsomino, di questi tipi di profumo il più pregiato è il profumo della rettitudine, dove rettitudine traduce la parola sila. Facciamo un'altra considerazione, perché voi tutti avete sentito parlare del profumo di santità, che non è una questione solamente indiana. In tutte le tradizioni dove esiste un filone mistico, ascetico, si parla di questo profumo di santità. Ossia, che cosa succede? Che la persona, attraverso la pratica diligente della via, attiva in sé una sorta di trasmutazione alchemica nel suo corpo, per cui invece di puzzare, come accade a tutti noi se non facciamo la doccia, profuma, e questo profumo è detto profumo di santità. C'è qualche fondo di verità o si tratta solo di una leggenda?
Noi non possiamo saperlo, però io ho come la sensazione di aver conosciuto una persona così che profumava. Ed era sempre lo stesso profumo, tanto che io ero convinto che usasse una specie di ammorbidente per il bucato. E questo era padre Bill Griffiths, stargli vicino e sentire un profumo di violette, come di violette. Era un profumo gradevole, però sembrava che questo promanasse da un additivo per il bucato, fosse imbevuto a sapone, fosse cosa. Poi, una volta visto come veniva lavate le sue cose, ho detto lì non c'è nessun ammorbidente. Veniva usato, lavavano le cose nell'ashram alla maniera proprio antica, con la lisciva, quindi con la carbonella, non c'era nessun profumo. Quindi dico no, poi lo mettevano le vesti al sole ad asciugare, poi lui se le metteva e quando arrivava c'era tutto quel profumo di violetta. Quindi è possibile che questa cosa non sia solo metaforica, ossia che la persona giusta, la persona retta, la persona evoluta, la persona che ha sviluppato delle qualità fortemente positive in sé, profumi. Questo profumo, secondo la tradizione, sia orientale sia occidentale, è dovuto alla pratica della castità. Quindi il profumo di santità è dovuto, dicono, alla pratica della castità. Se la persona è casta, dopo un po' il suo corpo comincia a profumare, un po', tanto po'. Questo vale sia per gli uomini sia per le donne. Anche io sono un po' come Ananda, e anche a me piace ogni tanto elucubrare, ammanaccare, dire ma questa cosa chissà com'è, come non sarà. E io ho formulato un'ipotesi che ve la butto lì, che non vale niente ovviamente, ma è come se il nostro corpo, privato di una delle sue funzioni specifiche, perché noi siamo programmati per mangiare, sopravvivere, riprodurci, se ci forziamo a chiudere uno di questi canali attraverso i quali no, facciamo scorrere la nostra energia, il nostro corpo cerca in qualche modo di rimediarvi. E io penso che il profumo di santità sia una specie di tentativo del corpo di rendersi più attraente per poter avere quello che gli manca. Quindi con la solita puzza non ci riuscivo, può pensare il corpo. Proviamo adesso con l'odore di violette o di gelsomino, tagara o qualunque altra cosa. Chissà che profumando, però è una mia impressione. Anche se penso che Georg Grodek, che è stato uno dei discepoli di Freud, forse più simpatico di tutti, sentendo una teoria del genere avrebbe fatto una grassa risata. Comunque il profumo di santità sta a indicare un aroma, una fragranza di una dolcezza eccezionale. Un profumo percettibile dall'olfatto, ma che è di origine ignota, o perlomeno non se ne conosce l'origine. E questo profumo si percepisce in prossimità di un essere umano, non solo vivo, anche defunto, o di reliquie anche, presenza di reliquie. Lo spettro, quindi le profumazioni, sono tante, non ce n'è uno solo, ci sono diverse, c'è Chanel, no, scusate, ci sono. E le essenze registrate negli annali della mistica si contano a centinaia. Il profumo di gelsomino, comunque, è tra i più gettonati. Quasi tutti lo descrivono come un profumo di gelsomino. La durata del fenomeno di questa percezione, di questa fragranza, va da alcuni minuti a vari anni, in rarissimi casi diversi secoli, per cui le
determinati indumenti o anche le ossa di un certo santo continuano a profumare dopo secoli. Secondo la tradizione indiana, che è una delle più abbondanti da questo punto di vista, quella che ha prodotto più aceti, più realizzati, a ogni profumo del mondo vegetale corrisponde una divinità. Quindi loro ci hanno fatto addirittura una teoria su di questo. A Krishna, per esempio, non indovinate più qual è la fragranza che si attribuisce a Krishna. Krishna è una divinità molto popolare in India, anzi direi proprio la più popolare forse in assoluto. Se la contendono lui e Shiva, un po' come il Barcellona e Real Madrid. Quindi Krishna è realmente importante, no? E qual è la fragranza? Margherita. Dai, ditene una. Tanto non sbagliate. È il basilico. E uno dice, basilico. Come una divinità così importante, basilico, che è un'erba che si trova dappertutto, specialmente in Liguria poi. Ah, oggi ho mangiato il pesto, spaghetti col pesto, quindi mi sono mangiato il profumo di Krishna. Si chiama Basilicum Phyton, e il nome però, a chi ha studiacchiato anche male come me un po' di greco, Basilicon ha a che fare con Vassili, Vassileus, che è il re. Quindi il fatto che anche i greci lo chiamano erba reale vuol dire che era appunto apprezzata anche da loro. Noi pronunciamo la B, la beta, noi a causa di una fake news del 1600, pronunciamo la B, quella che è la beta, in greco la pronunciamo come una B latina, ma i greci la pronunciano come una V, quindi è Vassileus, una cosa che risuona anche nel nome russo Vassili, che deriva dal greco e che significa regale, eccetera, eccetera. Vabbè, chiuso il discorso sul basilico, da cui viene anche però la basilica. E la basilica è una chiesa particolarmente importante, e in una basilica si sentono profumi, odori, viene bruciato l'incenso, quindi c'è qualche cosa a che fare, no? Basilica. La pianta regale è così chiamata in Grecia perché è usata per produrre profumi per il re degli dei. Anche lì siamo a Zeus, non è che siamo in uno di secondo ordine. Nella mitologia indiana la magnolia è associata a Parvati, Parvati è la consorte di Shiva, e a Shiva, in persona, esso medesimo lui, viene associato il sandalo, legno di sandalo. Tagara è una variante himalayana della valeriana, quello che noi chiamiamo finto gelsomino, il cui nome è Valeriana Vallicchi, e questa tagara è associata a Sarasvati, che è una specie di divinità della sapienza, della musica, delle arti, una sorta di Minerva di Atena indiana. Quindi l'idea è che anche la santità, la rettitudine, abbia un profumo naturale e si propaghi spontaneamente. Può essere l'argomento, il food for thought di questa sera. Ed è comunque vero, inevitabile e incontestabile che se una persona ha una buona reputazione, tutte le persone
questa cosa si espande. Mentre invece se ha una cattiva reputazione pure. E allora il Buddha non parla sempre per i monaci. I monaci vengono incoraggiati, spronati a meditare e a darsi da fare con forza, con intenzione per raggiungere la fine della sofferenza, ossia nirvana. Quando parla coi laici, il Buddha cerca di allettarli con delle, diciamo, con dei conseguimenti più immediati, anche terreni. E in fondo suggerisce ai laici, se non altro per la buona reputazione, comportatevi bene. Un illuminato è indifferente alla buona o cattiva reputazione. Ci sono queste famose 8 condizioni mondane da cui l'illuminato è indifferente. Vi ricordate quali sono le 8 condizioni mondane? Guadagno e perdita, fama e infamia, onore, disonore, successo e insuccesso. L'illuminato è non gli interessa, è al di sopra di queste cose. Le persone invece che vivono una vita laica, che vivono ancora nella dualità come noi, possono essere interessate a un incoraggiamento di questo tipo. Vuoi avere più successo nella vita, vuoi guadagnare di più? Se tu pratichi la rettitudine, sicuramente ti procuri una migliore reputazione che può giocare a tuo vantaggio anche nella vita di tutti i giorni ed aiutarti nel tuo lavoro, nei tuoi conseguimenti. Se tu hai fama di essere una persona giusta, retta, i tuoi affari andranno meglio, le persone saranno più disposte a fidarsi di te, perché pensano che nessuno pensa che stai rifilando una sola, e tutti quanti ne parlano così bene di questa persona, è impeccabile. Avere una buona reputazione non è proprio una cosa da ridere, è anche difficile averla, perché è difficile da costruire e molto facile da perdere, basta un nulla e la buona reputazione si perde. Perciò profumo del Sila, qui è chiaro che si tratta di un incoraggiamento ai laici, i monaci non ne hanno bisogno, i monaci lo sanno già. Questo duplice sentiero passa attraverso diverse persuasioni, chiamiamolo così. All'inizio, io sono molto grato a questo amico che mi ha suggerito la lettura di un libro che mi ha dato una parola che cercavo da tempo. Spesso la parola che non riuscivo a tradurre adeguatamente era la parola sadda e non ne avevo trovato una migliore di fede. Però ai nostri orecchi la parola fede è associata a tutto un contorno monoteistico di fede cieca, di adesione a dogmi, che non ha niente a che fare col concetto di sadda. Diciamo questa piccola illuminazione che è dovuta alla lettura di una tesi di laurea che non fu mai pubblicata, perché l'autore la scrisse e poi morì prima di discuterla, questa parola con cui io vi propongo di tradurre sadda è persuasione. Quindi questo è anche un cammino nella persuasione. Quando si parla dello duplice sentiero c'è questa retta cognizione. Che cos'è la retta cognizione?
E quando noi siamo persuasi ormai, non l'abbiamo solo osservato, non l'abbiamo solo pensato, non abbiamo solo riflettuto, ma ormai non abbiamo più bisogno di rifletterci sul fatto che tutto è impermanente, che tutto è insostanziale, che tutto ci scivola via dalle mani, che in realtà non abbiamo potere su nulla. Quando noi perveniamo a questa retta convinzione, cognizione, allora come ci arriviamo? Attraverso la persuasione. La persuasione che deriva dal fatto che stiamo praticando. Più pratichiamo e più pratichiamo con l'attenzione al corpo, più abbiamo cura della nostra fugace vita e più ci rendiamo conto che in effetti le quattro verità capitali sono le uniche importanti per darci un... per cambiare la qualità, efficacemente la qualità della nostra vita. Il fatto che il dolore sia ineludibile, nel momento in cui ne siamo persuasi, ci fa sì che non perdiamo tempo. Il fatto che questo dolore abbia la sua causa nella nostra insaziabilità di sensazioni, lo possiamo sperimentare nella meditazione, ma all'inizio magari è qui, ma poi dopo noi sperimentiamo proprio questa insaziabilità di sensazioni come una causa di radicale di sofferenza e quindi diveniamo persuasi, non abbiamo più bisogno di qualcuno che ci dica, che ci faccia recitare il credo domenicale sul fatto che noi siamo condizionati dalla insaziabilità dalla nostra insaziabilità di sensazioni, no? Sete, questa sete, Tania, di cui parla il Buddha, non è solo sete. Perché usa la parola sete? Io avrei un'idea. La sete è molto forte come sensazione. Se avete mai sofferto la sete, sapete che la sete è una delle sensazioni più compulsive. Quando uno ha sete, non pensa a nient'altro che bere. Noi viviamo, non abbiamo quasi mai sete, però se vi è capitato di avere sete, sete vera, sapete che quando si ha sete non si pensa a nient'altro che alla propria sete. Probabilmente se ci fosse una parola per il bisogno di respirare, il Buddha avrebbe usato quella, perché anche noi, la prima sostanza di cui noi abbiamo bisogno per vivere è l'ossigeno. Senza ossigeno non possiamo stare 2 minuti. Durante il tempo che siamo stati qui ne abbiamo consumato di ossigeno. Se non l'avessimo trovato qui, non avremmo trovato un ambiente confortevole. Quindi il primo alimento della nostra vita, primo, è l'ossigeno che noi inaliamo ogni volta che inspiriamo. Però non abbiamo la parola forse che indica il bisogno di ossigeno. Quella immediatamente, quel bisogno forte e insopprimibile e compulsivo che noi possiamo sperimentare è quello della sete. Credo che sia questo il motivo per cui il Buddha abbia usato la parola tanya, sete di sensazioni, e non fame di sensazioni, perché la fame è un po' meno cogente. E noi siamo avidi, perché sarebbe questo, assetati di sensazioni per la vista, per l'udito, per l'olfatto, per la lingua, l'odorato, il corpo. Noi viviamo in questa sete di sensazioni. Questa è la causa del nostro perenne dolore esistenziale. Tutto, abbiamo un insaziabile bisogno di dare nutrimento al corpo e alle sue sensazioni, ma è senza fine. Non esiste la sazietà del corpo, il corpo è insaziabile, ed essendo insaziabile il corpo, anche questa sete dà luogo a un'insoddisfazione perenne. Per questo è la causa.
della sofferenza. Interessante poi che il Buddha, questa malattia che sembra grave, dice c'è una prognosi fausta se voi sperimentate, se voi mettete in pratica la ricetta, la guarigione che vi do, la medicina. Quest'altra parola interessante, con questo chiudo, la parola medicina. Il Buddha è un medico, giusto? Si presenta come un medico che ascolta la nostra la storia del nostro disagio esistenziale, indica la causa, dice è possibile guarire e ti dà una ricetta per guarire da questo disagio. Ed è interessante questa radice, med, che è la stessa per medico e per meditare. La medicina è una meditazione. Med. Meditare viene dal verbo mederi, latino mederi, che è con l'infisso ita, che implica una ripetizione, iterazione in latino. Quindi meditare originariamente vuol dire insistere nel prendersi cura. Vedete come si arriva sempre allo stesso concetto di curare la nostra inquietudine esistenziale, medicare la nostra inquietudine esistenziale attraverso la meditazione, che è una cura continuativa che richiede piena attenzione, bla 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 bla, tutti gli elementi dell'autrice sentire. E io penso che adesso sì, è abbastanza per questa sera, grazie dell'attenzione e un saluto a chi ci segue da lontano.